da scoprire della partita anche Passatello, ma nel frattempo sono partiti i cavalli della seconda corsa di quest'oggi. Più veloce a partire con la giubba rossa è Yuke, il debuttante, che si porta subito al comando lungo la corda. Buona la partenza anche di After Effect, dietro a questi troviamo la figura di Summer Event, poi più al centro della pista l'altra giubba azzurra. Quella di Passatello, più al centro della pista troviamo Chiaroscuro, Nora Moon, poi la seconda linea completata da Regina di Roma, che ha al suo esterno anche Ciccio Zeus, Pincius e tutto il resto del gruppo. Siamo velocemente a metà gara con in vantaggio After Effect, che va a premere su Summer Event. Ci prova dalla seconda linea anche Regina di Roma, che si porta vicino ai primi, ma in vantaggio in questo momento c'è Chiaroscuro, che dal centro della pista sta accelerando ulteriormente. Al paletto dei 200 è in vantaggio Chiaroscuro, prova l'inseguimento Regina di Roma, ma ormai Chiaroscuro ha messo la corsa già in ghiacciaia. Chiaroscuro sta allungando ulteriormente, vince bene la Maiden nei confronti di Regina di Roma, e per il terzo posto vicini anche Passatello, Nora Moon e Pincius, autore di ottimo debutto. Dobbiamo rivedere però per il terzo posto, ma la chance era evidente per Chiaroscuro, che dunque ha risolto alla seconda uscita in carriera, figlio di Kotai Glory, con in sella Antonio Fresu. Il training è quello della Endo Botti Galoppo, colori della razza latina. 2 al primo posto, 10 Regina di Roma al secondo. Vediamo un po' per il terzo. Due, 10. Scorriamo pure le immagini. Eccolo qua, il 7, Passatello, quindi 2, 10, 7, è l'ordine d'arrivo ufficioso e probabile della seconda. Tutto.